Vittoria doveva essere, non è stata, però fortunatamente non è stata nemmeno sconfitta, è arrivato un pareggio meritato per quello che si era visto in campo, un po' sofferto perché è ridosso al 90° su rigore. Sì, sicuramente c'è rammarico perché doveva essere una vittoria, lo speravamo, lo volevamo fortemente, purtroppo non è venuta, però per come si era messa la partita, penso a 5 minuti alla fine, 10 minuti alla fine. Possiamo sicuramente portare a casa un punto importante e essere contenti. Sicuramente non era quello che volevamo, però, come ho detto, penso che abbiamo giocato una buonissima partita. Purtroppo è mancato il gol alla prima occasione, come è capitato anche le altre partite, abbiamo preso il gol. Purtroppo è un periodo che gira così e speriamo di rifarci subito la prossima. Sei tornato a destra come giocavi negli anni passati a Rimini, come ti sei Sì, trovato? ma abbastanza bene. Comunque sia, anche l'anno scorso ho giocato spesso a destra. E le prime partite, cioè centrale, comunque sia, non è che c'è tanto, cioè non mi trovo tanta differenza. Naturalmente dove serve il mister sono contento di giocare. Quindi oggi se arrivo lì penso e spero di aver fatto bene per la squadra. L'occasione del gol della Jesina, come è nato? Racconta un po'. Ma è stato, diciamo, un tiro in contropiede perché l'attaccante è riuscito a girarla bene. Poi mi sono trovato contro uno con l'esterno che in un rimpallo è riuscito a sterzare, tornare indietro, ha messo questa palla precisa tra i due centrali che purtroppo ha trovato proprio l'appuntamento, la loro punta e Osso non è riuscito a intervenire in tempo. Purtroppo è andata male, come ho detto, una delle poche occasioni che abbiamo concesso loro ci hanno punito. Ti volevo chiedere, prima del gol della Vispesa o del pareggio c'è stata un'occasione importante con una mischia d'aria. È stato colpito il palo lì oppure è stato bravo il portiere a parare su Evacuo? Penso sia stata una parata del portiere, sì, perché ho visto, ero a metà campo, però mi sembra una parata del portiere, poi batti e come sono riusciti a segnare. Purtroppo sono episodi che quando gira bene magari facciamo 3 gol in un'azione, purtroppo oggi non siamo riusciti a buttarla dentro. Settimana la squadra avversaria ha preso tuo fratello, che però oggi non è stato appunto da schierare, quindi si è sfiorato, diciamo, il derby in famiglia. Sì, questa cosa è, diciamo, simpatica. Naturalmente, speriamo di rincontrarci in ritorno, magari con posizioni di classifica un po' più tranquille. Adesso sono contento che abbia trovato una sistemazione anche lui e spero faccia un buon campionato a partire dalla prossima. Grazie.